È un paese così carino. Già. Non riesco a credere di essermi fatta convincere a venire qui. Ehi, Fabio sta imparando a montare. Perciò anch'io devo fare la mia parte, ho capito. Tutto ok? Sì, ma ti prego, dimmi che siamo arrivate. Quasi arrivate. Grazie. Dimmi. Sara, fammi indovinare. Allora sei pronta per il tuo special? Doppia vaniglia senza panna, giusto? Ciao Stella, giusto, grazie. Oh, e uno per la mia amica Mia. Ciao Mia, come va? Bene. Torno in un lampo, ragazze. È simpatica. Sì, è vero. Sai, qui mi sono sempre sentita come a casa. Insomma, lei non fa storie. C'è un angelo accanto a te che sa chi sei e ride, sai. È quello, il signor Meloni, il mio vecchio insegnante. Ti prego, fa che non mi veda. E qualsiasi cosa fai ti dice, sarai felice, felice assai. Sara, sei tu. Che bello incontrarti proprio qui, proprio adesso. Signor Meloni. Sì, cara. Mia, lui è il mio vecchio insegnante. E anche il tuo futuro insegnante. Ho ragione o non ho torto, Sara? Beh, in realtà... Piacere di conoscerti, Mia. Conoscerti è un piacere. Che è combinato? Niente, solo un piccolo numero della mia vecchia scuola di recitazione e commedia. Scusa. Scusi, posso prendere questa sedia? Sara, sono molto contento, anzi elettrizzato all'idea che presto tornerai a scuola. Ti piacerà? Beh, in realtà non ho ancora deciso. Oh, beh, non c'è molto tempo, ma c'è sempre tempo per una canzoncina, se vuoi. E va tutto bene. Non ti preoccupare. E va tutto bene. Ta-da! Oh, signor Meloni, la caraffa! Lei è sempre il solito. Mi scusi tanto, mi dispiace. Vi ho bagnato per caso? Beh, sarà meglio andarci ad asciugare. Già, senz'altro. Beh, allora vuol dire che io mi limiterò a stare qui ad aspettare. Mi dispiace tanto. E va tutto bene, non ti preoccupare. Quell'uomo è sempre così fastidioso. Di più, una volta ha anche scritto una canzone sul suo pesce rosso. Grazie davvero per avermi tirato fuori da lì. Deve essere un insegnante bizzarro. Lo è. Ho pensato di portarvi i vostri special qui. Grazie. Grazie, Stella. E non preoccupatevi, non vi disturberà nessuno. Il gelato è sempre un momento speciale. Se non puoi godertelo, diventa uno spreco. Sara, va bene se ti lascio qui per un minuto? Sai, devo andare... In bagno, la prima porta a destra. Ma se ci metti troppo tempo, mi mangio il tuo special. In realtà te lo meriteresti. Ritorno fra un attimo.